Il tema che mi è stato affidato, o meglio che abbiamo scelto progettando questo convegno, è appunto illuminare la figura della Barbantini attraverso il tema della compassione. Devo dire, per inciso, che la professoressa Militello è stata maestra come sempre, perché non toccare questo argomento con gli aspetti che erano proprio così paralleli, effettivamente solo un maestro poteva farlo, ma l'ha fatto per non lasciare a me l'imbarazzo di dover poi sottrarmi quello che avevo preparato. E nessuno, e lei non ha letto il mio, né io avevo letto il suo, ma l'intelligenza dei grandi maestri. Grazie professoressa. Ecco, la compassione. Intanto cerchiamo di capire il significato, no, di questo termine, e soprattutto il significato in rapporto alla Barbantini. Dopodiché mi avventuro nell'interpretazione della compassione. La compassione ha un campo semantico assai vasto, è usato con significati diversi in vari ambiti, nel mondo della sofferenza, della malattia, è usato nel linguaggio teologico, è usato nell'esperienza dei vissuti e altro. Nelle varie interpretazioni la compassione è vista come sentimento, oppure come atteggiamento, come dono dall'altro, dall'alto, o come risposta a situazioni concrete. Per quanto riguarda il tema della mia relazione, la compassione in rapporto alla figura di Maria Domenica si colloca nella prospettiva spirituale esperienziale del mistero della salvezza. Essa, cioè la compassione, per Maria Domenica è dono e chiamata al tempo stesso. È impegno vocazionale, è adesione al progetto di Dio su di lei e risposta ai segni dei tempi. Collocata in questo orizzonte, il termine compassione esige anche un approfondimento etimologico. Dal latino compassio, lo sapete tutti, indica soffrire con, patire insieme. Indica quindi un atteggiamento attivo, partecipativo alla sofferenza altrui. È il sentimento provato da Dio verso il suo popolo. Nell'Antico Testamento il termine compassione è espresso con la voce rachamim, che rimanda all'esperienza della maternità, dell'utero, delle viscere. La compassione però, prima di essere compito dell'uomo, è qualità di Dio. Direi è il volto stesso di Dio Salvatore. L'espressione più alta della compassione divina nell'Antico Testamento è l'alleanza e nel Nuovo Testamento è il mistero pasquale del Redentore, la sua passione, morte e risurrezione. Tuttavia, nella vita e nel messaggio di Gesù, la compassione occupa un posto importante e l'atteggiamento fondamentale del suo cammino di vita pubblica. Gesù piange sulle folle, ha compassione delle folle, scusate, piange su Gerusalemme, parla del Padre misericordioso che accoglie il figlio il prodigo. I malati e i sofferenti occupano uno spazio privilegiato nella sua missione. Gesù è costantemente impegnato in favore dei malati, dei lebbrosi, dei ciechi, dei zoppi, dei portatori di ogni infermità. Circa 2/3 del Vangelo è impegnato nel descrivere l'azione di Gesù verso i malati, tant'è che si dice Gesù medico delle anime e dei corpi. Ecco, e ora vediamo a capire come per Maria Domenica la compassione fu dono e chiamata,
come ella accolse il dono e aderì alla chiamata, dedicando se stessa totalmente al servizio dell'umanità. La compassione non fu un improvviso dono che scende dall'alto, fu dono che calò in un terreno preparato, quindi c'è stato un cammino in Maria Domenica che la preparò alla compassione evangelica. E il cammino fu soprattutto attraverso l'esperienza della croce. Croce e dolore furono i compagni di viaggio che la educarono alla sapienza del cuore e la formarono ad una viva sensibilità verso le pene e le sofferenze dell'umanità. La scuola del dolore incominciò ben presto in Maria Domenica, nell'adolescenza, la morte del padre a 12 anni, la morte di 3 fratellini, mentre lei appunto era ancora adolescente. E poi diventa sposa felice e subito dopo, 5 mesi e mezzo, la morte dello sposo. Poi diventa mamma e poi a 8 anni la morte del figlio. Ecco, quindi un cammino nel dolore, nella sofferenza, un cammino che tra l'altro non l'ha resa mai triste, ma l'ha resa sapiente, capace di ricevere il dono della compassione. Come ha vissuto in concreto la compassione Maria Domenica? La situazione dei malati nelle proprie abitazioni era in Lucca poco evidente alla pubblica attenzione e Maria Domenica sentì profondamente questa problematica sanitaria e con intuizione profetica donò tutta se stessa alla causa dei pazienti nel proprio domicilio. E cosa ha fatto in concreto? Si reca nel domicilio dei pazienti più bisognosi ed abbandonati di giorno e di notte. Bussava alle abitazioni più povere per soccorrere le infermi più bisognose e spesso morenti. Nel buio della notte percorreva con la lanterna accesa le vie oscure della sua città per raggiungere il capezzale dei più abbandonati e dei morenti. Spesso le si spegneva il lumicino, brancolando nel buio, sotto l'uragano, intrisa d'acqua, arrivava al capezzale dei pazienti, ma non si curava di sé, né del vestito che indossava, tutto bagnato, ma si curava di Gesù, presente in quella inferma che lei stava visitando e curando. Spesso, dopo una notte di assistenza, faceva seguire anche il giorno, senza prendere cibo. Spesso era colta dal sonno, dopo tante fatiche, davanti ai pazienti. E per non privare i pazienti della sua vigile presenza, aveva delle invenzioni straordinarie. Arrivò perfino a mettersi il tabacco negli occhi. Pensate che dolore, ma ciò contribuiva a renderla sveglia e a non privare le pazienti della sua presenza. Spesso nel cuore della notte, mentre da sola, pensate, la donna nell'Ottocento che andava di fuori da sola a cercare nei casolari, era inseguita da ignoti malintenzionati e lei non ebbe paura di nessuno, sfidò qualunque pericolo. Era in lei un cuore ardente, sicuro di vincere il male e portare il bene nei casolari dove tante morenti l'aspettavano. Spesso le insaponavano anche le scale delle abitazioni dove andava, forse per farle dispetto, forse per impedirlo. Certo è che non si fermò mai, non si fece intimidire neanche quando una volta cadde
proprio sullo scalino insaponato e si fece male al ginocchio e al mento. Ecco, brevemente per dire in concreto come la compassione si esprime nell'esperienza di questa donna che ha ricevuto questo dono straordinario di donare se stessa a chi è nel bisogno. Ma ciò che adesso voglio presentarvi sono le intuizioni profetiche della compassione, cioè questa assistenza che la Barbantini ha fatto, questa istituzione che lei ha generato nella Chiesa a beneficio dell'umanità, era animata naturalmente da una filosofia, si dice in termini laici, no? E in termini cristiani, diciamo da intuizioni profetiche, cioè dallo Spirito che l'ha illuminata su delle realtà profetiche, cioè nuove, nel senso che illuminano il Vangelo e lo fanno risplendere nell'azione e nell'esperienza. E io avrei espresso in 5 punti le intuizioni profetiche della compassione in Maria Domenica, ovvero della sua esperienza assistenziale. Brevemente ve li accenno, poi dopo coloro che lo desiderano potranno negli atti leggere per intero tutto quello che io ho preparato. Allora, il primo aspetto dell'intuizione profetica della compassione è questo: la concezione della persona malata. È ormai noto che la malattia non colpisce soltanto il corpo, ma coinvolge tutte le dimensioni umane, quindi psichica, spirituale, sociale, oltre quella fisica. E il malato deve essere considerato non in rapporto alla dimensione fisica, ma in rapporto alla dimensione globale della persona. Qualcuno dice che questa visione olistica è ormai scontata nel nostro tempo. È vero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1946 fece questa definizione, appunto, che la persona malata va sempre vista e curata nell'ottica delle sue dimensioni. Ma voi sapete che il cambio culturale non avviene attraverso pochi decenni. Il cambio culturale avviene attraverso secoli e la medicina tradizionale è fondata sul paradigma scientifico, la cui filosofia interpreta il modello dualista dell'uomo, e voi medici presenti penso che potete capirmi. La malattia ha sede nel corpo, le altre dimensioni non c'entrano secondo il modello scientifico. Per questo, ancora oggi, nonostante gli sforzi della medicina, il malato è prevalentemente considerato in rapporto alla definizione diagnostica. Inoltre, ci sono altre sfide che ci riportano indietro, nonostante l'evoluzione del concetto olistico della persona. E le altre sfide sono queste: la scienza, lo sviluppo della scienza e della tecnica, mentre porta indubbi vantaggi contro la malattia, contribuisce alla perdita dell'elemento umano nel rapporto terapeutico. Pensiamo alla medicina strumentale, pensiamo all'accanimento terapeutico nelle fasi terminali dei pazienti, frutto del tecnicismo di una medicina avanzata che tuttavia ripropone un dualismo, direi ancor più filosoficamente cattivo che non quello di prima, che non quello che precedeva la nostra cultura. Maria Domenica già nel 1829 e più ancora nel 1841 attraverso le sue regole, professoressa ha messo bene in luce
come una donna difficilmente dell'epoca poteva scrivere la Magna Carta del suo istituto. In genere i vescovi, adesso non ci abbiamo qui il vescovo, però in genere i vescovi rimaneggiavano il tutto. In realtà il vescovo che approvò la Carta Magna dell'istituto delle ministre degli infermi, Monsignor Domenico Stefanelli, non ha rimaneggiato niente, ha approvato la Magna Carta scritta dalla Beata Barbantini. Ed è lei in queste regole ha profeticamente esposto una visione globale del malato. Adesso io a volo d'uccello vi presento la visione globale del malato della Beata Barbantini. Ed è tuttavia questa, secondo me, l'intuizione profetica e ancora attuale che il Papa ha voluto proporre quando nel suo discorso, nella sua omelia, nel giorno della beatificazione, ha ricordato che il messaggio della Barbantini è ancora oggi di palpitante attualità. Assistenza fisica e materiale, dice la madre, abbiano le sorelle molto care le pratiche più umili, come lavare, cambiare malati, ma anche fasciare le piaghe e altri somiglianti servizi. La madre comincia sempre dall'aspetto materiale, perché a chi sta male, il Vangelo non dice di dire di al Signore che te lo levi, ma il Vangelo dice a te di aiutarlo a superare il male. Ecco, quindi si inizia sempre dall'aspetto materiale, la terapia del corpo. Poi la madre passa subito agli aspetti psicologici e qui siamo veramente in un mondo che ancora la psicologia non era certamente sviluppata nel mondo sanitario. Dottor Ricci ci ha rivelato, ecco, un quadro molto chiaro che fa meglio comprendere il valore della Barbantini. La madre Barbantini considera fondamentale la conoscenza dei meccanismi della psiche per esprimere un rapporto di maggior comprensione e di maggiore partecipazione ai problemi del paziente. Le figlie, testimoni oculari, scrivono che la madre trascorreva al capezzale delle pazienti lunghe ore della notte e del giorno ascoltando l'ascolto, che in genere gli operatori sanitari non hanno il tempo di fare, e me lo perdonano, anch'io sono un'operatrice sanitaria, forse nessuno ci ha insegnato ad ascoltare. E ascoltare è difficile, è un compito difficile. La madre ascoltava, accarezzava, donava conforto. Scrive la madre nelle regole: studino i modi più dolci e le parole più caritatevoli nell'assisterle, né per qualunque ragione usino mai parole di rimprovero o alzate di voce. Questo controllo della persona che non deve ferire colei che riceve il servizio e la cura perché è bisognosa. E poi oggi si parla molto di empatia, no? Questa parola moderna che è diventata, diciamo, la chiave interpretativa nella dinamica del rapporto, soprattutto se ne parla molto nel rapporto tra operatore e paziente. E tuttavia la madre non usa il termine empatia perché è un termine moderno, però usa dei termini, secondo me, ancora più profondi ed efficaci per esprimere ciò che l'empatia vuol dire. Dice questo nelle regole: le sorelle, accomodandosi all'umore diverso delle inferme e moribonde, si dimostrino sempre penetrate delle loro pene e miserie. L'essere penetrate delle pene del paziente supera l'aspetto dell'empatia, no? Oggi noi ci facciamo un cavallo di battaglia nel mondo della salute perché sappiamo essere empatici, ma l'essere penetrate delle loro pene va al di là dell'empatia e raggiunge veramente una relazione di aiuto che è superiore a quelle che sono le dinamiche relazionali della psicologia. Attenzione alla cultura della persona malata. Giustamente la professoressa Militello diceva: ho letto questa cosa che tanto mi ha colpito,
Ecco, però non so è come veramente lei l'abbia vissuta. Allora, scrive la madre nelle regole, le sorelle che prestano assistenza alle inferme le istruiscano se ignoranti. È il dovere dell'informazione, noi moderni diremmo dell'educazione sanitaria, uno dei compiti più impegnativi nel rapporto tra operatore e paziente. Oggi si parla molto della verità al paziente, si sottolinea il dovere di coinvolgere il malato nella corresponsabilità alle finalità diagnostiche e alle decisioni terapeutiche. L'attuale norma del consenso informato è in questa prospettiva, anche se, lasciatemelo dire, è più usata come mezzo di difesa da parte del medico e dell'operatore sanitario da spiacevoli inconvenienti che come strumento finalizzato a rendere il paziente più consapevole e perciò più responsabile e più collaborante. La madre nelle regole scriveva le istruiscano se ignoranti, quella educazione elementare di base che aiuta la mamma a custodire il bambino con forme di igiene elementari che allora per poca igiene facilmente, no? Non c'erano gli antibiotici, quindi molte malattie portavano a morte proprio anche per questa condizione. E questo lo scriveva nelle regole, nella carta magna dell'istituto. Altro aspetto della visione, della intuizione della madre dal punto di vista psicologico è questa: apertura e sensibilità alle pene del cuore, non alle pene del corpo, no? La prima cosa è curare il corpo, ma alle pene del cuore, perché la malattia che ha sede nel corpo ha ripercussioni e genera ferite nel cuore. La madre scrive, le sorelle confortino le inferme se afflitte. Se afflitte. Bella, no? Se questa condizione, perché ci sono pure delle condizioni di malattia in cui non c'è un coinvolgimento psichico e spirituale forte, ci sono delle condizioni di malattia che affliggono lo spirito e la psiche. E la capacità di consolare, un dono importantissimo che nel rispetto della verità al paziente attenua lo sconforto, impedisce la drammatizzazione e la stessa disperazione. E infine gli aspetti spirituali. Non perché siano meno importanti, ma perché la pedagogia del mistero dell'incarnazione nel rapporto con il malato parte sempre dalla persona, dall'aspetto più materiale di essa, dal suo bisogno immediato, fino a raggiungere poi gli aspetti spirituali. Dice la madre, sempre nelle sue regole, ma nell'esercizio dell'assistenza materiale le sorelle non devono mai perdere di vista quella spirituale. Quindi è quasi una pedagogia, no? È sempre presente l'aspetto spirituale, però quello materiale urge e quindi quello deve partire in modo concreto. E poi la madre dice che le sorelle sono chiamate ad esercitare tutte le opere di misericordia spirituali. Voi che le conoscete sapete allora quanto impegno e quanto è grande il vasto campo dell'assistenza spirituale. E ora passo al terzo aspetto della intuizione profetica della madre, vivere la compassione fino al dono della vita. Gesù amò i suoi e li amò sino alla fine. La compassione evangelica esige per se stessa la testimonianza d'amore fino al dono della vita. La Barbantini esprime questo concetto in vari articoli delle sue regole, sottolineando ogni volta un aspetto particolare della donazione eroica. Scrive, serviranno nostro Signor Gesù Cristo nella persona delle povere inferme con generosità e purità di intenzione, pronte sempre
a esporre la propria vita per amore di Gesù. Pronte sempre qualifica il dono della vita come una realtà costante, non soltanto in alcune occasioni, no? Ma come realtà costante. Ecco, questo è l'atteggiamento di fondo della sua compassione. In altro articolo il dono della vita lo esprime così: confidino in Dio, cui si sono offerte in sacrificio per la carità. Ecco, qui la sottolineatura, il dono della vita, è di tipo sacrificale. Al sacrificio di Cristo sulla croce, le figlie sue devono unire il sacrificio della carità. È un accostamento evangelico molto forte, di grande significato. Nel capitolo dedicato alla formazione delle novizie, cioè le future suore, la madre dedica 3 articoli sottolineando la donazione della propria vita, cioè sottolineando il dono di assistenza ai malati fino al dono della vita. E lo pone in 3 prospettive. Nella prospettiva del martirio, dice così: la maestra educhi le giovani ai più generosi servizi, sull'esempio dei santi, ma soprattutto dei martiri che hanno dato la vita per Cristo. La seconda prospettiva è la prospettiva della vittima che si dona per amore, e dice così la madre: la maestra esorti le novizie a essere sagge e pronte a qualunque sacrificio, anche quando dovessero restare vittime della santa carità. La prospettiva della vittima. E infine, e questo è quello che più mi attrae, perché è il più comune, ma anche forse il più duro, la prospettiva dell'olocausto feriale. Consumare, dice la madre, la propria vita nella quotidianità del servizio. Ecco, questi sono gli aspetti, appunto, della donazione fino al dono della vita. Il titolo Fino al dono della vita trova, diciamo, in questa punta di diamante che io appena adesso vi ho presentato, uno dei significati più profondi della sua vocazione nella Chiesa. Ed ora passiamo ai verbi della compassione. La compassione ha i suoi verbi per la madre Barbantini. E i verbi della madre Barbantini per la compassione sono questi: visitare, assistere, servire. I medici, gli infermieri, i volontari, i sacerdoti sono tutte persone impegnate nel visitare i malati. Ma che cosa significa veramente visitare nell'ottica della compassione? Visitare significa uscire da se stessi, dal proprio egoismo, visitare, andare a, per andare verso qualcuno, in questo caso verso il malato. Il modello della visita è la Vergine della Visitazione. L'Evangelista Luca, nel descrivere il viaggio di Maria verso Ain Karin, per andare a trovare la cugina Elisabetta, usa il termine in fretta. La Madonna va in fretta, raggiunge la sua cugina anziana che sta attendendo un bambino e lì si ferma per alcuni mesi ad assisterla. La Madonna porta con sé il Figlio di Dio e lo annuncia. Ecco, la visita per la Barbantini significa appunto portare il Signore, annunciarlo al malato al quale si va a visitare. È la persona però in primo luogo che le sorelle vanno a visitare. E bisogna arrivare alla persona, alle sofferenze indotte dalla situazione di malattia. Bisogna arrivare ai sentimenti che animano la persona, ai segreti che la tormentano,
alla solitudine che sperimenta. Ecco, la visita quindi ha un duplice aspetto, quello relazionale, appunto arrivare alla sua interiorità, ai suoi bisogni immediati, ma anche un aspetto teologico, quello di annunciare e portare il Cristo. Il secondo verbo della compassione è assistere. Dal latino absistere significa stare accanto. Assistere, prima di significare un'azione, significa una presenza. E la presenza è linguaggio d'amore, è vicinanza, è fonte di sicurezza e di speranza per chi lotta contro la malattia. Assistere è prossimità evangelica. La madre dice, con un cuore modellato su quello di Gesù e tutto avvampante della di lui carità, si porteranno all'assistenza delle infirme e moribonde. Quindi, con la sapienza dei santi, la madre descrive le esigenze più radicali della compassione: modellare il proprio cuore su quello di Gesù e ardere del suo amore. Solo con questo spirito le figlie potranno assistere le infirme e moribonde. Ed infine siamo al terzo verbo della compassione, che è il verbo servire. Servire è un termine di ampio significato. L'essere umano è per sua natura signore e servitore al tempo stesso. Nessuno può assumere uno solo di questi due ruoli e rifiutare l'altro, perché non soltanto essi sono uniti nel più intimo della persona, ma soprattutto perché in realtà l'uno si risolve nell'altro. Del resto anche il Papa si definisce il servo dei servi di Dio. Ma che cosa significa in realtà servire? Ce lo insegna Gesù quando dice: non sono venuto per essere servito, ma per essere servire. In questa prospettiva è facile comprendere allora che servire significa amare. Chi ama assume istintivamente un atteggiamento di servizio, di disponibilità, di dono. Il Concilio Vaticano II afferma che servire vuol dire regnare nella Lumen Gentium. È in questo senso che Maria Domenica interpreta il servizio. Molteplici sono gli aspetti del servizio, ma servire Cristo, presente in ogni uomo che soffre, in ogni persona che soffre, è certamente la punta di diamante di questo compito regale. E infine arrivo alle virtù caratteristiche della compassione. Quali saranno le virtù caratteristiche della compassione? Per Maria Domenica le virtù caratteristiche della compassione sono due. Prima di tutto l'umiltà. Secondo, la dolcezza. L'umiltà, che cos'è? È riconoscere davanti a Dio la propria inferiorità, piccolezza e indigenza. Il termine deriva dal latino humus, che vuol dire terra, e l'atto proprio dell'umiltà consiste nell'inchinarsi verso la terra. Tutta la tradizione cristiana considera essenziale e fondamentale questa virtù, perché elimina l'orgoglio, che è il principio di ogni peccato. E Gesù stesso, dice Paolo nella lettera ai Filippesi, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tuttavia, l'umiltà non è falsa modestia, non è remissività né pietismo. La vera umiltà abita il cuore della persona e si esprime nell'abbassarsi non solo davanti a Dio, ma anche davanti ad ogni creatura, in quanto è creata ad immagine e somiglianza di Dio ed è redenta dal suo sangue santissimo. La vera umiltà commuove il cuore stesso di Dio.
La fondatrice, la Beata Barbantini, nelle regole propone con insistenza questa virtù come essenziale all'esercizio del carisma. Nella cura delle infermi ogni servizio è importante, dice la madre, anche le pratiche più umili e gli esercizi più vili. Non è mortificante compiere servizi umili al malato, ma paradossalmente è esaltante, in quanto quelle azioni attirano lo sguardo compiacente del Signore. Isaia 66. Maria Domenica, nelle regole, dice in questo senso alle sue figlie di aver cari i servizi più umili. In altro articolo dice anche: abbiano le figlie un contegno umile e modesto nel rapporto con le inferme. Il contegno umile e modesto è l'atteggiamento dell'accoglienza, di colui che mette a suo agio chi ha bisogno di essere aiutato. L'umiltà è perciò accoglienza dell'altro, soprattutto del debole, dell'infermo e del povero. Tuttavia, conclude la madre Barbantini, l'umiltà non è timidezza che frena l'esercizio anche di compiti più qualificati, non è tirarsi indietro dalle responsabilità. Dice la madre, la cognizione del proprio nulla rende cauti, certo, prudenti, ma ciò non deve impedire di essere pronte e generose nell'intraprendere tutto, qualsiasi cosa, anche difficile, per amore di Dio, perché il vero umile possiede una confidenza in Dio senza limiti. Ecco il segreto dei grandi. In genere i grandi sono molto umili. Guardate il nostro Papa Benedetto XVI. E ora passo alla virtù della dolcezza. È la virtù che esprime un atteggiamento interiore di bontà. La bontà, quando abita il cuore di una persona, si esprime all'esterno in dolcezza, affabilità e magnanimità. Il volto sereno, il sorriso accogliente, l'amabilità dei modi, dei gesti, sono espressioni di quella realtà interiore che è appunto la bontà del cuore. La madre dice: studino i modi più dolci e le parole più caritatevoli nell'assisterle. I modi cui fa riferimento la madre sono i gesti, la postura, il metodo esecutivo di un'azione, l'atteggiamento del viso, lo sguardo. Tutto questo deve esprimere dolcezza e rispetto. I modi bruschi, un volto teso, corrucciato, uno sguardo freddo e scostante sono realtà che feriscono, generano disagio, incomprensione e sofferenza nel malato. La scrittura esorta ad essere mansueti, mostrando ogni dolcezza verso gli uomini. Tuttavia la dolcezza deve essere accompagnata non solo dai modi ma anche dalle parole. Dice la madre, né per qualunque ragione usino mai parole di rimprovero né alzate di voce. La dolcezza del linguaggio è essenziale all'esercizio dell'assistenza. Le parole possono ferire più duramente dei modi e dei gesti. Dice la scrittura, una lingua dolce è un albero di vita. L'albero della vita è scienza, sapienza e bontà. Così il linguaggio che scaturisce dalla dolcezza comunica vita e sapienza. Il linguaggio della dolcezza però, e questo è importante, non è fatto di parole sentimentali e ricercate. Anzi, la scrittura mette in guardia da questa falsa interpretazione che scambia la dolcezza per debolezza e sentimentalismo. Dicono i proverbi, una lingua dolce spezza le ossa, ovvero penetra nel profondo più della spada, ma non ferisce, anzi guarisce le ferite. La madre afferma che il linguaggio improntato a dolcezza esclude ogni leggerezza e vanità, ma impone quella gravità e contegno che impone rispetto.
Il linguaggio della dolcezza scaturisce infine dalla carità teologale che abita il cristiano e lo rende capace di esprimere quell'amore con il quale Dio stesso è vicino ad ogni malato e sofferente. Sì, veramente ho quasi finito, ma non finito. Ecco. Adesso un paragrafo l'ho dedicato alle sorgenti spirituali della compassione. Queste qui poi le troverete negli Atti. Io vi dico soltanto quali sono queste sorgenti e poi vi invito a prendere gli Atti. Le sorgenti spirituali della compassione sono il crocifisso ai piedi del quale la Barbantini imparò a vivere la compassione. E poi l'addolorata come icona di compassione, perché l'addolorata chi è? È una madre che assiste il proprio figlio morente. E come i Vangeli, gli evangelisti saggi non ci dicono nessuna parola di Maria sotto la croce, eppure Maria ha svolto un ruolo essenziale, un ruolo, diciamo, il ruolo più importante per Gesù, che in quel momento moriva per la nostra salvezza, è il ruolo della compassione. Essa è la compassione, l'icona alla quale apprendere la compassione da vivere. E ora passo alla conclusione. La Barbantini ha davvero lasciato il segno nell'Ottocento lucchese. Credo che questo si possa dire da quanto ha detto il dottor Ricci, no? Spiegando com'era la sanità, come si è sviluppata. E lei, come vedete, parallelamente a come si sviluppava dal punto di vista sociale e dal punto di vista giuridico, lei faceva i suoi passi quasi anticipando, no? Lo sviluppo sociale. Ha davvero lasciato il segno. Le cronache del tempo scrivono: tutta la città pianse all'annuncio della morte della Barbantini. Soprattutto i malati, gli infelici, erano inconsolabili perché dicevano: abbiamo perso una madre. Ella si impose con la sua personalità, si impose con il suo genio femminile e si impose soprattutto con le sue intuizioni carismatiche e profetiche nel mondo della salute e della sofferenza. Ma il segreto della sua profezia sta soprattutto nella santità, animata in tutto e sempre da due grandi obiettivi: l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ella concretizzò nella storia dell'assistenza un carisma speciale che ancora oggi continua nel mondo la sua azione di salvezza attraverso l'istituto da lei fondato. Le sue figlie spirituali, le ministre degli infermi di San Camillo, sono oggi sparse in 9 paesi del mondo, dove continuano la sua missione di carità accanto ai malati, ai morenti, agli abbandonati, ai sieropositivi, agli emarginati. L'insegnamento della madre Barbantini e le sue intuizioni profetiche sono ancora oggi attuali. Il Santo Padre di venerata memoria Giovanni Paolo II, 10 anni fa, nel 1995, proclamando beata Maria Domenica, la proposta al mondo come modello d'assistenza con queste parole: essa ha lasciato una eredità e una missione quanto mai attuale e preziosa. Un amore evangelico, concreto per gli ultimi. Un amore fatto di gesti di attenzione e di cristiana consolazione, di generosa dedizione e di instancabile vicinanza nei confronti degli ammalati e dei sofferenti. Ha espresso nel servizio agli infermi doti di coraggio, di intelligenza, di intraprendenza.
Ella ha tradotto l'amore in quotidiano servizio agli emarginati e ai piegati. Il Papa, attraverso i suoi verbi, ha fatto una sintesi di quello che è proprio le peculiarità e le intuizioni profetiche della Madre Barbantina. Oggi si parla molto degli ultimi, tutti ne parlano, ma ultimi intesi come malati, anziani, disabili, pazienti oncologici, eccetera. Ne parlano i sociologi, ne parlano i politici, ne parlano i legislatori e affrontano queste tematiche con impegno e sforzo. Ma il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, mentre favorisce lo sviluppo tecnologico, non contribuisce a rendere il malato soggetto e non oggetto di diagnosi e di cure. Il valore e la dignità del malato e del morente sono oggi minacciate dalla cultura di morte che avanza soprattutto nei paesi industrializzati e consumistici. Sullo sfondo di una realtà etico-pluralista, il progresso scientifico e tecnologico dà origine a nuove forme di attentati alla dignità dell'essere umano e delinea e consolida una nuova situazione culturale che dà ai delitti contro la vita una indebita giustificazione. Dice Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae: la stessa medicina che per sua vocazione è ordinata alla difesa e alla cura della vita umana, in alcuni settori si presta sempre più largamente a realizzare atti contro la persona e in tal modo deforma il suo volto, contraddice se stessa, avvilisce la dignità di quanti la esercitano. Evangelium Vitae numero 4. Chi non ha questo documento, veramente è opportuno averlo, soprattutto per gli operatori sanitari, medici, infermieri, volontariato, sacerdoti. È un inno alla vita e c'è veramente dentro tutto quanto può aiutarci a capire il messaggio e il carisma della Barbantini, ma soprattutto la missione della Chiesa nel mondo della salute. Gli attentati e le manipolazioni alla vita insidiano oggi tutto l'arco dell'esistenza, dal suo nascere, pensate l'aborto, l'ingegneria genetica, le manipolazioni, al suo declino, l'abbandono, l'emarginazione, l'eutanasia. Nel nostro paese non c'è legalizzata, ma l'eutanasia strisciante c'è, anche se non è autorizzata. Il grido che emerge da queste sfide è quello di attuare con sollecitudine una pastorale sanitaria che si proponga come cultura della vita contro la dilagante cultura della morte. L'insegnamento della Barbantini può contribuire ancora oggi a valorizzare la dignità umana del malato e a costruire una nuova civiltà, la civiltà dell'amore. Nell'enciclica Evangelium Vitae c'è una frase che a mio avviso racchiude in pienezza il messaggio della Barbantini al mondo della salute e della sofferenza, ed è questa: in ogni bimbo che nasce e in ogni uomo che vive e che muore, noi riconosciamo l'immagine della gloria di Dio. Questa gloria noi celebriamo in ogni persona, segno del Dio vivente, icona di Gesù Cristo.